Cicerone scrisse il De Invenzione, il suo primo trattato di retorica, a 20 anni, rivelando un precoce interesse per questa disciplina. Un interesse che coltivò per tutta la vita, soprattutto nei momenti difficili in cui si trovò estromesso dalla scena politica. Dopo l'esilio del 58 a.C., scrisse il De Oratore, un dialogo in 3 libri incentrato sulle qualità del perfetto oratore, e nel 46 a.C., negli anni della dittatura di Cesare, il Brutus, una storia dell'eloquenza romana in forma dialogica, e l'Orator, un vero e proprio trattato sullo stile oratorio. Per gli aspetti tecnici e teorici dell'ars retorica, Cicerone si rifà alla tradizione greca, ma il suo pensiero è assolutamente originale. L'oratore, secondo Cicerone, si identifica con la figura dell'uomo politico, è il vir bonus dicendi peritus, l'uomo retto, onesto, il vir bonus, abile nel parlare in pubblico, dicendi peritus. L'arte della parola è profondamente legata alla vita politica. Proprio per questo, per Cicerone, non bastano le competenze tecniche e non basta il solo talento naturale a fare il buon oratore. Occorrono una vasta cultura e la disponibilità a mettere queste doti al servizio del bene comune.